Ciao a tutti e bentornati sul canale. Finalmente oggi ho un po' di tempo da trascorrere con voi dopo un periodo un po' di latitanza. Allora, oggi vi voglio mostrare gli acquisti che ho fatto da Acqua e Sapone. Allora, sono poche cose, in realtà devo prendere solo una cosa e poi ovviamente si è attaccato dietro qualcos'altro. Allora, iniziamo con questi pannolini della Pampers, è la confezione da 52 pezzi e li ho pagati 12,90 euro. Poi ho trovato per la prima volta questo Dash Baby, non l'avevo mai provato, ma sinceramente non so se è una novità o c'era già. Sono 18 lavaggi, dicono, e li ho pagato in offerta 3,75 euro. Di solito io invece uso quello, il Biopresto Baby o quello della... come si chiama? Della Winnies. Poi ho preso in offerta sempre questi due profumatori per la casa, diciamo, della Felce Azzurra. Li conosco già perché ho già provato praticamente tutte le profumazioni. E ho preso la vaniglia dorata e il talco classico, buonissimi. Li ho pagati in offerta 1,25 euro. Poi, sempre in offerta, ho preso questo shampoo e questo balsamo della Splendor, della linea Olio Splendente, che io uso per mia figlia. Mi piace tantissimo la profumazione e lascia i capelli veramente morbidi, e li ho pagati 75 centesimi. Poi ho voluto provare per la prima volta questo tipo di prodotto. Sono dei panni a chiappa polvere, diciamo, per tutte le superfici. Possono essere utilizzati sia con lo Swiffer oppure a mano da passare sulle varie superfici. Sono 18 panni, sono della Braun, profumo Armonie Fiorite, e li ho pagati 1,95 euro. Vediamo come mi trovo. Poi, sempre in offerta, ho preso questo shampoo, Physio Shampoo della Omia all'olio di macadamia. L'ho già provato, mi piace tantissimo. L'ho pagato 2,90 euro, e anche la maschera, sempre all'olio di macadamia, pagata anche lei 2,90 euro. Poi, sempre in offerta, c'erano i bagno doccia della Dove da 500 ml. Io ho preso questo qui, la profumazione classica, diciamo, quello idratante e nutriente, e l'ho pagato 1,75 euro. In ultimo ho voluto prendere un top coat di Essie, perché sono un po' in crisi da top coat. Ho finito quello di Nails Inc e adesso ne ho aperto un altro uguale, e ho voluto provare prima uno di Essie che non mi è piaciuto, perché ormai io sono abituata con quello di Nails Inc che in un attimo mi asciuga lo smalto e poi posso fare tranquillamente le mie cose, per cui usarne altri io non riesco più. Volevo riprovare quello di Formula X, ma non sono riuscita a trovarlo, allora ho voluto prendere questo. Vedremo. E niente, tutti i prodotti sono qui, è davvero poca roba. Fatemi sapere se conoscete anche voi questi prodotti e come vi trovate. A presto, ciao!